Di Fiorella Albraini, candidata per il Movimento Futuro Verde, e di Filippo Botardi, candidato per Ferrara per Costruiamo l'Italia. Cosa avete intenzione di fare del vostro programma per migliorare l'istruzione? Innovare la scuola, inserendo già dalla scuola materna attività pratiche con escavatori e betoniere, perché ogni bambino possa familiarizzare con le costruzioni e con il cemento. Inoltre vorremmo aiutare i genitori costruendo nuove strade e nuovi parcheggi nei giardini delle scuole. Noi vogliamo educare i bambini a non inquinare l'ambiente e a rispettare la natura e a riciclare materiali. Perciò faremo delle attività sul rispetto del proprio territorio e investiremo su alcune campagne per andare a scuola in bicicletta o a piedi. E quali nuovi progetti avete per quanto riguarda la burocrazia? Noi riusciremo a semplificare la burocrazia che in questi anni ha frenato l'economia. Per costruire non serviranno più permessi di geologi ed altri esperti. Costruiamo l'Italia! Noi vogliamo più ricerca sul dissesto idrologico del nostro territorio. Servono casse di espansione, lavorazione sui corsi d'acqua per le città che sono più a rischio. Poi il fenomeno della subsidenza sta diventando un vero e proprio problema e dobbiamo investire molto per evitare tragedie. E quali nuovi progetti avete per Ferrara? Abbiamo già preparato un nuovo progetto per la città che prevede la costruzione di un mega centro commerciale nel centro della città. Chiuderemo il Po' di Volano con un tombinamento e costruiremo una struttura con ipermercato, multisala, spa termale, casinò, campi da golf e da tennis, clinica privata e lussuose villette. Ma si rende conto di quello che dice? Lei è veramente un irresponsabile. Le tragedie degli ultimi anni non le hanno insegnato proprio niente? Noi, a differenza vostra, vogliamo costruire un centro di documentazione legato al fiume per imparare a rispettarlo e a viverlo. Ultimo messaggio per concludere. Vogliamo far ripartire l'economia e il lavoro. Con il vostro aiuto a cementificare si può. Facciamo ripartire l'Italia. Ricostruiamo l'Italia. Per evitare disastri naturali dobbiamo rispettare la natura, così la natura rispetterà noi. Ringrazio i nostri ospiti e vi do appuntamento al prossimo dibattito di domani.